Sono arrivato nel Caucaso russo, sono arrivato qui nella povertà perché fuori da San Pietroburgo e da Mosca, secondo alcuni non c'è nessuno. Partiamo dall'aeroporto. Sono andato a San Pietroburgo, ho preso l'aereo, sono a Mineral Nevoda, sono arrivato nel Caucaso russo, non c'è per terra un mozzicone, ok? E non c'è neanche un Stiamo cagacazzo. costruendo una nuova chiesa ortodossa. Qui siamo entrati in centro cittadina, siamo a S&P, ok? Siamo a S&P, zona periferica. Qui da parte mi dice che è un centro di cura, ok? Sanatorio. Oh, non c'è un per terra un pezzo di carta, non c'è fuori una virgola. Sono in giro a piedi nudi, ragazzi. Sto camminando a piedi nudi. A piedi nudi. Sono in giro a piedi nudi per la città. Adesso andiamo a destra. Non è che il tombino a livello c'è solo lì, eh? C'è anche lì. C'è anche là, 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 là. Sono tutti a livello, eh? Oh, strade secondarie. Perfetto. Sì, ma fuori da San Pietroburgo e Mosca stai scherzando, non c'è nulla. Ok, fa anche un pochettino caldo, quindi queste piante qui ti segnalano il passaggio pedonale. Adesso dice andare. Mamma mia, oggi fa un caldo. Voglia di far vedere la strada sempre, che intanto è tutta così. Ok, quella là è una montagna, sembra cammello. E niente, Caucaso russo. Adesso stiamo andando da Mineral Nevoda verso una città che si chiama Essentuki. E niente, le strade sono tutte così, tutta così. Io so solo che da me, dalle mie parti al nord, in Lombardia, 200 metri di una strada senza una buca riparazione ormai è diventata utopia praticamente, no? Cioè forse se giro tutta la Lombardia riesco a fare 200 metri. E qui siamo nella campagna, non siamo neanche nella città. La città era tutta perfetta. Ok? Da parte tutto. I paletti da parte sono tutti dritti, non ce n'è uno spaccato, uno storto. Siamo nel sud della Russia, nel Caucaso, che poi siamo più sotto rispetto al Krasnodar, che è quella parte che già feci vedere. La regione del Krasnodar più o meno siamo come strade, tutto siamo anche meglio della Svizzera tedesca. Ma siccome la gente diceva che fuori da San Pietroburgo e da Mosca ci sono le galline, guarda, guarda, guarda le robe là per le mucche che hanno fatto tutto. Sono andato, era sempre così, ovunque, ovunque. Per non parlare della regione di Vladivostok, che è perfetta. La benzina, prezzo della benzina, siamo a 435, cosa siamo? 43,5 al litro, quindi siamo circa cos'è? 50 centesimi al litro, credo. Aspetta, più o meno, forse un po' di più. 42, 42, quanto è? 42 al litro. In euro, quindi sì, siamo attorno ai 60 centesimi, qualcosa del genere. È cara la benzina qua. Vabbè, ma questo non è un prezzo sulla benzina, un video sulle strade, giusto per far vedere. Strada a doppia corsia, non c'è un palo storto, neanche la spazzatura, non c'è un pezzo di
terra. Allora, la benzina viene 43,5 rubli. Ok, tutti i pali dritti. No, perché siccome uno mi aveva scritto, uno di una nazione dell'est, mi diceva: no, ma sai, da noi in città è bello, poi esci, fa schifo, perché, ma in Russia prova a uscire da San Pietroburgo, che non ci sono neanche le strade, no, ma va. Uno che non ha mai messo il culo fuori da casa sua, ovviamente, ok, non ha mai... Guardate qua, guardate lo svincolo qua da parte, non è solo qua, c'è tutto perfetto, tutta la strada. Uno che non ha mai messo piede in Russia, però dice: no, vabbè. Allora, praticamente il tassista mi sta spiegando che qui addirittura la strada non è neanche tanto bella. Dice che ha detto che se vai verso il monte Elbrus in montagna è ancora molto meglio. Stiamo proseguendo, la strada è sempre così. Il tassista gli ho spiegato che da me, da parte alla strada, trovi anche i divani. È rimasto scioccato. Ho detto: se arrivi in Italia davanti alla strada trovi divani, anche in materassi. Comunque mi ha spiegato il tassista che quando andrò in Cecenia, perché lui c'è stato ultimamente, mi ha detto che le strade sono anche meglio che di qua. Poi faccio fatica a capire cosa sia meglio di qua, perché non c'è una buca né riparazione. Allora, là così ci dovrebbe essere il Monte Elbrus, che mi pare 5.000 rotti metri. In verità si vede il Monte Elbrus, là così, Eccolo là, dove sopra c'è la nuvola grossa, 5.000 rotti metri, solo che adesso c'è foschia. Poi il giorno che non c'è foschia ve lo faccio vedere meglio. Vabbè, è impressionante quella montagna. Talmente pulito che sono in giro a piedi nudi. Tombino a livello lì, posteggio per gli handicappati ben segnato, tombino a livello anche sul marciapiede. Saluti dal Caucaso russo, dall'Ambrene detto. Iscrivetevi al mio canale di YouTube, mettete l'iscrizione in modo tale che attivate la campanella e poi vi arrivano gli altri video. L'Ambrene detto, unica forza di informazione oggi che c'è in Italia vera.